Anche il riferimento ai Latella, che ricavate dal contributo dichiarativo del Goglino, quali protettori e garanti della famiglia Calabrò, è certamente un contributo importante che vi fornisce un ulteriore elemento di conferma rispetto a quello che vi sto dicendo, certamente di livello diverso rispetto alla rilevanza del vincolo familiare che lega i Calabrò ai Filippone. Però perché è importante il riferimento ai Latella, e anche qui vi invito a valorizzarlo facendo buon uso delle sentenze araba fenice? Perché incredibilmente quel circuito in cui Calabrò torna, la famiglia Calabrò torna dopo essere andata via dalla Calabria per molti anni a seguito della collaborazione di Giuseppe, è un circuito che viene ricostruito dal mio ufficio investigando sui Latella. E torniamo al discorso che ho fatto martedì: o siamo in grado tutti di convincerci che qua ci sono 30-40 soggetti che fanno parte di questo circuito e che quindi gira e volta per forza di cosa sono sempre loro, e non è così, perché purtroppo i numeri dell''ndrangheta nel mondo anche qui ci aiutano molto nel dire che il circuito è tendente a infinito. Oppure il fatto che tutta l'opera edilizia e tutti gli investimenti che l'impresa di Calabrò Giacomo Santo fa in Calabria in quegli anni, a partire dal terreno di Rocco Musolino, ha un senso particolarmente alto, anche per trovare chiavi di lettura in relazione a quello che ci raccontano Goglino e dintorni, perché si parla di Latella. E in araba fenice tutto quello che Calabrò Giacomo Santo fa in relazione proprio all'attività imprenditoriale avviata dopo essere tornato a Reggio ruota intorno alla cosca Latella. Guarda caso, per fortuna nostra le cosche di 'ndrangheta sono tante, quindi il peso del riferimento esatto non può che essere enorme. Fossero state due, mi avreste detto voi stessi, e certo, o è l'uno o è l'altro, avrebbe detto mio padre, o è Cicci o è Cocò. No, non è così. Solo nella città di Reggio Calabria abbiamo un numero di cosche che, anche ove considerate soltanto a questi fini, è tranquillizzante per dire che il riferimento fatto dal Goglino non può che provenire dalle indicazioni che a lui dà Calabrò, e che quelle indicazioni hanno un peso processuale assolutamente rilevante. Sarò adesso molto più rapido per dirvi che l'abbiamo ricostruito fino in fondo come si è arrivati ad acquisire il file di interesse, quanto quel file sia assolutamente genuino, come fosse protetto all'interno del computer della biblioteca e come fosse stato nascosto da uno che certamente il computer lo sa utilizzare, e mi riferisco ai contributi dichiarativi di Teducci Paolo, comandante della Polizia Penitenziaria di Ferrara, che ci ha spiegato tutto quello che loro hanno fatto nel momento in cui hanno cercato conferme rispetto alla traccia che gli era pervenuta, estendendo gli accertamenti al PC ubicato nella saletta in cui trovarono effettivamente la chiavetta USB, e in questo PC il 18 febbraio del 2012 trovarono in una cartella nascosta un documento che era la missiva di Calabrò al procuratore nazionale antimafia
Tutto questo è confermato nelle relazioni di servizio, è confermato nell'esame dibattimentale che Teducci rende in questa sede. Tutto questo trova poi ulteriore conferma in quello che ci dice Pezzuto Alfonso, anche lui impiegato presso la Polizia Penitenziaria di Ferrara, che ci specifica ancora meglio i rapporti Goglino-Calabrò e soprattutto ci dice che deve essere escluso quello che può apparire come un argomento suggestivo, e cioè che Goglino, facendo a lui la confidenza, volesse in qualche modo fregare Calabrò, perché non aveva niente da fregare, perché la vicenda processuale di Calabrò, quella era e quella rimaneva. Non è che poteva essere trasformata in alcun modo. Quindi effettivamente l'unica spiegazione che possiamo dare è che Goglino, apprese quelle circostanze, non era assolutamente in grado di tacere e volesse, come ci dice Pezzuto, liberarsi di un peso, di una conoscenza esclusiva, oltre al Calabrò, che lui aveva riferito a fatti molto gravi e che non riteneva di poter tenere soltanto per sé. Dico, non è che bisogna fare grandi considerazioni per valorizzare appieno queste dichiarazioni, che certamente introducono elementi probatori di grande rilievo, proprio perché sulla base della deposizione del Pezzuto, intanto si aveva certezza che la fonte confidenziale di cui si parlava nelle prime relazioni era Goglino Gianluca, si avevano poi tutta una serie di specificazioni in merito all'attività di ricerca del file nella biblioteca del carcere, sul ruolo del Goglino, sulla piena corrispondenza al vero della deposizione del Goglino sul punto e sul fatto che poi veniva definitivamente confermato dal Calabrò quando si riconosceva autore di quella missiva. Chi è stato coinvolto in quella operazione di formazione del documento e di salvataggio non poteva non sapere particolari che altri non potevano in alcun modo avere, come ad esempio il fatto che il file fosse nascosto e che proprio in quel file nascosto si trovava il contenuto della missiva che il Calabrò aveva intenzione di inviare al procuratore nazionale antimafia. Siamo partiti oggi per arrivare, a mio modo di vedere, ad acquisire certezza sugli aspetti che vi ho appena richiamato. Dandovi maggiori dettagli anche in relazione, ma ci torneremo, sul ruolo di Rocco Filippone, di Rocco Santo Filippone, alla luce di quei riferimenti contenuti nelle dichiarazioni del Goglino e non solo, vi dicevo, siamo partiti alle dichiarazioni di Spatuzza. E mi sono soffermato stamattina su alcuni passaggi delle dichiarazioni di Spatuzza che ritengo debbano essere ora completati su un versante apparentemente diverso, ma che in realtà ci restituisce ancor meglio il quadro all'interno del quale determinati accadimenti sono avvenuti, che certamente riuscirò ad illustrare nel dettaglio nel corso della prossima udienza, mantenendo ferma la promessa che vi ho fatto, e cioè di ricostruire in maniera analitica questi riferimenti che in fase di intervento orale verranno soltanto accennati,
nella memoria che spero di depositare nella settimana del 13 luglio. Perché quando poi noi siamo andati a sentire Spatuzza, ed era l'8 ottobre del 2013, finalmente abbiamo avuto la possibilità di approfondire tutti quei temi di particolare rilievo sul fronte calabrese che negli interrogatori che ho richiamato stamattina erano stati solo in parte accennati. Ed in particolare la approfondita escursione di Spatuzza, come ricavate dai contenuti dell'esame dibattimentale, hanno iniziato a ruotare attorno ad una serie di figure che sono figure di rilievo enorme al fine di consentire il corretto inquadramento degli accadimenti di cui parliamo. Ad esempio, come ha fatto poi in sede dibattimentale, rispondendo a specifiche domande sul punto, Spatuzza a un certo punto, parlando degli uomini di maggior prestigio in determinati ambienti del mandamento di Brancaccio, fa riferimento, nuovamente perché è un riferimento che io oggi ho fatto, ma per la prima volta in quell'occasione, a Gioacchino Pennino e a Iano Lombardo. Che non sono due soggetti qualsiasi e che vi danno la misura di quanto Spatuzza fosse inserito ad alto livello nel circuito che faceva capo a Giuseppe Graviano nel momento in cui il mandamento di Brancaccio ha assunto un ruolo chiave nella complessiva strategia stragista. E tutto questo avviene perché noi facciamo una domanda specifica. Perché è vero che la prova è quella che si forma in questa sede, ma è anche vero che per capire fino in fondo qual è il peso della prova che si è formata in questa sede, noi dobbiamo anche a monte, secondo me, esplicitare come si arriva a determinati argomenti, e cioè, banalmente, lo ha detto lui o gliel'abbiamo chiesto noi? Per questo c'è l'obbligo nei verbali di evidenziare la domanda e non soltanto la risposta, che ovviamente con le registrazioni attuali è un problema superato. Gli viene chiesto: ma Gioacchino Pennino chi è? Ed è lui che, rispondendo alla domanda sul Gioacchino Pennino, lo collega ai fratelli Graviano come lo era Sebastiano Lombardo. Ve l'ho già detto prima, o meglio stamattina, che poi nel racconto a un certo punto uno sembra di assistere a una puntata di Blu Notte, no? E se ci fosse stato Lucarelli al posto mio avrebbe detto: adesso mettiamoli un attimo da parte. E in realtà io sono costretto a metterli un attimo da parte, ma li richiamerò rapidissimamente proprio perché servono a meglio inquadrare tutto il contesto in cui ci stiamo muovendo. Per anticiparvi che Gioacchino Pennino e Sebastiano Lombardo, detto Iano, il cui nome viene fuori a seguito della nostra domanda su Gioacchino Pennino, diventeranno importantissimi nella ricostruzione che faremo lunedì, laddove saranno esaminate una serie di premesse storiche, criminali e politiche delle vicende stragiste che avevano uno snodo fondamentale non solo nella famiglia mafiosa di Brancaccio, ma anche in relazione ai rapporti tra questa
e i soggetti apicali dell'andrangheta. Vi ricordate che vi ho detto martedì, quando nel 2014 siamo andati a sentire Pennino, quello si è presentato in maniera assolutamente elegante ed educata, ma non ha potuto trattenere la lingua nel dire e ce n'ha messi 20 anni Reggio Calabria a venirmi a sentire. E dico, ma pure lei poteva passare di Reggio Calabria, da Reggio Calabria a un certo punto bussare, mi veniva da dire. E no, io pensavo che voi foste in possesso di quello che vi serviva. E vabbè, e lasciamo da parte le polemiche e iniziamo a parlare. Perché incredibilmente, attraverso le acquisizioni che riguardano questi soggetti, e in particolare attraverso i riferimenti che Pennino fa, che vanno oltre anche gli accenni che io vi ho fatto la volta scorsa, si acquisiranno le conferme rispetto a quell'andrangheta della sostanza, che ovviamente sta celata dietro due o più paraventi, ma che in realtà interagisce con tutte le componenti che sono coinvolte nella pianificazione, programmazione e successiva esecuzione, attraverso ovviamente uomini loro, della stagione stragista, consumata tra il 91 e il 94. E guardate, c'è un altro dato importante che si ricava dagli argomenti ulteriori, per niente eccentrici però, rispetto a quello che è il cuore del processo, delle dichiarazioni di Spatuzza. Intanto il famoso riferimento ai notar Giacomo, di cui ovviamente parleremo, che ci serve a rafforzare tutti quei contributi dichiarativi che ruotano intorno a Luchino Bagarella nel momento in cui sorgeva la necessità di parlare con i calabresi e che spingevano Leo Luca Bagarella, quando questo argomento veniva fuori, a dire: dite ai Graviano di parlare con i calabresi. Questo è quello che noi acquisiamo sul rapporto tra i Graviano e la Calabria, e quindi in questo contesto si inserisce anche il legame che hanno con i notar Giacomo, che non sono educande di Cosenza, ma ci hanno spiegato in che contesto criminale sono nati e cresciuti. Ma poi c'è un altro riferimento particolarmente importante che a un certo punto tira fuori Spatuzza, dopo aver parlato di Emanuele di Filippo, di Giovanni Drago, del processo Golden Market, arriva a fare un nome che è un nome pesante, di cui abbiamo sentito parlare varie volte in questo processo e non solo, che è Mariano Agate. Vedete quanti argomenti ulteriori rispetto a quel telegramma, certamente dal contenuto devastante, che è il riferimento iniziale all'incontro del Bardonei e al fatto che i calabresi si sono mossi. E andiamoli a verificare questi riferimenti ai calabresi, perché ce l'ha ricordato anche Spatuzza nel momento in cui è stato chiamato a deporre in quest'aula, per esempio in relazione al traffico di armi con i NIRTA. È inutile che io vi dica chi sono i NIRTA. Per quelle che le sentenze che avete in mano, vi faccio soltanto questo richiamo perché vi serve per capire. Ntoni NIRTA, dei NIRTA la maggiore, attenzione, perché i NIRTA sono due ceppi. E anche da questo punto di vista, vedete come agevola il nostro lavoro nel momento in cui non possiamo fare confusione. Perché è capace che tu fai tutta un'investigazione per riscontrare una parte di apporto dichiarativo di tizio e ti sbagli sulla famiglia NIRTA che deve andare a investigare. Perché ci sono i NIRTA Strangio, che sono una cosa,
detti la minore o i versi, e poi ci sono i nirta la maggiore, che già come l'appellativo per Pasquale Condello vi hanno detto tutto, che sono una famiglia di livello talmente alto da non aver bisogno di grandi inquadramenti in questa sede, se non per dirvi che Ntoni Nirta, fratello di Ciccio e di Peppe Nirta, è colui il quale interviene alla riunione di Sinopoli nella metà del 1991, diciamo da cavallo dell'estate del 1991, in cui assume, mi verrebbe dire la difesa ma non è così, è l'assistenza dello schieramento De Stefaniano per sedersi a un tavolo e dire basta, ora bisogna fare la pace a Reggio Calabria, perché l'hanno voluta pure gli amici siciliani, basta. 700 morti bastano, state creando soltanto problemi, non ci saranno mai vincitori davvero e non ci saranno mai vinti fino in fondo, state soltanto pregiudicando il nostro ruolo nel panorama criminale, nazionale e non solo. Basta. Ntoni Nirta, quello con cui Spatuzza entra in contatto per trafficare in armi. Quello che invece sosteneva le tesi dei Condello era Mico Alvaro, altro personaggio di basso spessore. Ma nel momento in cui noi parliamo di Mariano Agate, e ne avete traccia nel processo Olimpia, ma anche nelle dichiarazioni di Gaetano Costa e di Fabio Tranchina in questo processo, noi stiamo parlando di uno dei soggetti di vertice massone, massone, ma massone non così, della zona di Trapani, del mandamento di Trapani, che diventa un ruolo di grande rilievo perché nei processi che vi ho prima richiamato, una serie di collaboratori di giustizia calabresi certamente importanti, di cui abbiamo acquisito le dichiarazioni, Barreca Filippo in particolare, nel momento in cui illustra i rapporti tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, dice che per molti anni il soggetto di collegamento tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra era proprio Mariano Agate. Tant'è vero che avete la traccia di dichiarazioni rese in questo dibattimento, anche in epoca relativamente recente, in cui si fa riferimento a lui e al particolare rapporto che lui ha con gli appartenenti alla famiglia Molè. E ovviamente sempre 10 sono, quindi o è zuppa o è un pan bagnato. E c'è un passaggio delle dichiarazioni di Spatuzza su questo specifico argomento, quando si parla di Mariano Agate e dintorni, in cui Spatuzza dice che questo rapporto va contestualizzato in relazione ai Graviano non su vicende banali, ma per aggiustare i processi. E cioè il rapporto che Spatuzza riferisce anche alla figura di Mariano Agate in relazione all''Ndrangheta e per aggiustare i processi. E quanto è potente questa 'Ndrangheta, se le grandi famiglie di Cosa Nostra hanno bisogno di lei per aggiustare i processi? No, perché potrebbe essere anche diversa la spiegazione da dare, e cioè c'è una persona ben individuata che ha un ruolo chiave nella magistratura italiana, che è calabrese, e quindi indipendentemente dal ruolo e dalla potenza dell''Ndrangheta, tu hai necessità di parlare con lui, e se quello è calabrese ti devi riferire agli amici calabresi. Potrebbe essere anche questa la spiegazione. E quindi dice: lascia perdere le sciocchezze che stai raccontando sulla forza dell''Ndrangheta nell'aggiustamento dei processi, e che bisognava proprio parlare col giudice che lo doveva aggiustare. E quindi con chi dovevamo parlare? A me non risulta questo, però. A me risulta, e lo avete sentito
dalle dichiarazioni di chi è venuto con i soldi in mano a incontrare determinate persone nella zona di Bova Marina per andare a tentare l'aggiustamento di un processo che si rivelò difficile per alcuni, possibile per Benedetto. E in questo passaggio di dichiarazioni di Spatuzza, che poi ovviamente innesca tutta una serie di approfondimenti e che oggi noi siamo in grado di valorizzare perché lo ha confermato in sede dibattimentale con le acquisizioni a riscontro già formate, si dice che c'era un processo in Cassazione, che Giuseppe Graviano mi spiegò che gli amici calabresi, in particolare con riferimento agli appartenenti alla cosca Molepi Romana, si sarebbero mossi su richiesta di Mariano Agate, un nome buttato a caso, guarda caso però viene fuori già in Olimpia il rapporto con Mariano Agate, quale soggetto di vertice di Cosa Nostra, e certamente da considerarsi per come a Spatuzza spiegarono i fratelli Graviano e come ho compreso, dice Spatuzza, vivendo dal di dentro Cosa Nostra per molti anni, l'anello di congiunzione fra Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Come si dice in Olimpia. E come dicono collaboratori di giustizia con una chiarezza enorme, definendolo l'uomo cerniera tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, anche Fabio Tranchina e Gaetano Costa, che era quello di stamattina che stava dall'altra parte dello stretto, quando qualcuno gli chiedeva: guarda che non stai salutando Cosa Nostra, salutando Messina, stai salutando la 'Ndrangheta che è rappresentata da Gaetano Costa su Messina, precisando che Agate è un massone di alto livello e soprattutto ad un certo punto poi aggiungendo a particolare relazione a un traffico di armi e droga che nel corso del 93, guarda caso, la famiglia Graviano sviluppò in sinergia con i calabresi appartenenti alla famiglia Nirta. Il contatto con i Nirta, nella parte in cui Spatuzza precisa che li ha conosciuti in prima persona, circa 30 anni, ha conosciuto una persona di circa 30 anni, chiamato Pino, fu ottenuto grazie ai buoni uffici di Scarano Antonio, colui che si occupò di approntare le basi logistiche per gli attentati a Roma, persona di origine calabrese. È sempre 31 sono, ma sono diventati 31, domani diventeranno 32, sempre quelli siete, questo per assicurarvi che il vostro compito non è complicato. Fa riferimento, parlando di questi soggetti, al ruolo di Nino Mangano, Cosimo Lonigro, Pietro Carra, i trasporti, i rapporti, per poi ovviamente spiegare tutto il resto e tornare a quello che forse ci interessa di più alla luce di quello che Giuseppe Graviano ha ritenuto di raccontarci nel corso di questo processo. Nel momento in cui, fatta questa lunga introduzione per inquadrare i rapporti in 'Ndrangheta Cosa Nostra, perché ovviamente Spatuzza non è che sapesse bene chi aveva di fronte, dice: lascia che io gli racconto tutto quello che so, perché magari questi si convincono che io di 'Ndrangheta non so niente, e invece non è vero, perché io so e ho sentito sempre parlare di determinate cose, per arrivare poi alla vicenda specifica del gennaio del 94, introdurre riferimenti ai sopralluoghi fatti per piazzare l'ordigno che doveva servire alla strage dell'Olimpico
e precisare che Giuseppe Graviano ci aveva detto che dovevamo fare alla svelta. La cosa era insolita, dice Gaspare Spatuzzi, perché Giuseppe Graviano normalmente pianificava tutto nel dettaglio e quando ci dava delle indicazioni non è che ci diceva dovete sbrigarvi, ci diceva giorno, luogo e ora, perché il nostro compito era questo. Non avevamo margini decisionali all'interno dei quali commettere errori, no, quello è lucido, programmatore, pianifica, crea le condizioni e poi ti dice domani spara a quest'ora, domani premi il telecomando a quest'altra ora. No, quella volta, dice Gaspare Spatuzza, non fu così. Ho percepito che c'è stato qualcosa che si è innestato rispetto a quello che era un proposito certamente già preso, che però aveva in qualche modo modificato i piani. Ecco perché nota la particolarità di un Graviano che gli dice fate in fretta, sbrighiamoci, è urgente. Quello che vi dicevo stamattina. Graviano ci diceva direttamente giorno, luogo e ora in cui effettuare l'attentato, quella volta invece no, ci disse abbiamo soltanto fretta, dopo che individuammo lo stadio olimpico dove consumare la strage avvenne l'incontro al Bardonei tra lui e Giuseppe Graviano. Da lì ci muovemmo per andare a Tor Vaianica dove c'è il gruppo di fuoco. Nel corso di quell'incontro, racconta Spatuzza, Graviano mi disse che avevamo ottenuto tutto quello che volevamo e quello che Graviano e i vertici di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta e delle altre mafie volevano, mi pare che oggi sia ampiamente ricostruibile sulla base delle intercettazioni nel carcere di Ascoli Piceno tra lui e Umberto Adinolfi. Quindi lasciamo perdere discorsi aggiuntivi perché abbiamo la fonte che parla tanto nel corso di quei colloqui intercettati che con noi nel corso di questo processo. Riferendosi, dice Spatuzza, attenzione, e questo Graviano non solo non lo ha mai smentito, ma lo ha confermato per la prima volta proprio nel corso di questo processo, all'accordo con i nuovi referenti politici da individuarsi in Dell'Utri e Berlusconi. Ora dico, e lascio a voi la risposta nella sentenza, perché la domanda che vi pongo, per quanto mi riguarda, è già una risposta. Non sarà per caso che la fretta di Graviano, che aveva cambiato le sue abitudini, visto che era portato a indicare giorno, luogo e ora, era legata al fatto che nella settimana successiva all'incontro bisognava annunciare la discesa in campo di Berlusconi? Potrebbe essere proprio così, visto che io accadimenti ulteriori, anche alla luce di quello che Graviano Giuseppe ci ha spiegato nel corso del suo lungo esame e dettagliato esame, non ne ho intravisti. Anzi, la sua particolare propensione a indicare con precisione quel tipo di relazione mi fa pensare, ma potrei sbagliarmi ovviamente, che l'accelerazione
fosse proprio legata a questo. C'è una cosa che gli fa rabbia, è arrabbiato, lo sappiamo benissimo che è arrabbiato, l'abbiamo sentito, ed è il suo arresto che gli fa rabbia, perché verosimilmente se quello che Spatuzza dice è vero, ed è vero non solo perché Spatuzza è ampiamente riscontrato ormai da anni di sentenze che lo riguardano, ma è vero soprattutto perché oggi noi beneficiamo dell'apporto dichiarativo di Giuseppe Graviano, è arrabbiato perché quello che succede il 27 gennaio lui non se lo aspettava. Non se lo aspettava, e non se lo aspettava nella misura in cui, se quello che dice Spatuzza è vero, lui aveva preso degli accordi. E a mio modo di vedere, la rabbia di Giuseppe Graviano ci consente di comprendere che gli accordi che lui aveva preso non ricomprendevano la sua cattura in quel modo, e che la sua cattura sia stata una cattura particolare, anche questo merito dell'istruttoria che è stata svolta in questo processo, ce lo hanno raccontato i testimoni che abbiamo sentito nelle ultime udienze. Perché Graviano l'aveva detto, ecco come si riscontra il dichiarato di un imputato. Che cosa gli aveva detto Graviano? Attenzione che mi hanno venduto. Non avevano nessuna attività di indagine che consentiva la mia cattura nell'immediato, perché dice io ero anni che facevo la bella vita e io sapevo come si faceva la bella vita da latitante, perché io non sono uno stupido, anzi vi sfido a trovare uno più intelligente di me. E quindi, visto che io sono uno intelligente e che non vivevo al centro del deserto del Sahara con una bottiglietta d'acqua e nessuno intorno, ma vivevo sul lago d'Orta, il cuore ricco dell'Italia che entra in Europa, sul lago d'Orta. Ma voi vi rendete conto di che cos'è il lago d'Orta? E andavo a Venezia e poi affittavo la casa a Forte dei Marmi e poi me ne andavo in Sardegna. Ma che cosa dovevo temere io? Ed ero Giuseppe Graviano, non ero il latitante, voglio dire, di basso livello che potete avere in mente voi. Mi hanno venduto e sono incazzato e vi chiedo di verificare se mi hanno venduto. Che idea vi siete fatti? Domanda. Mi pare che sia emerso, sulla base dell'istruttoria, che alla cattura di Graviano si arriva attraverso una fonte confidenziale, assolutamente utilizzata in maniera legittima, perché vedete, contrariamente a quello che spesso e volentieri si ritiene, io mi porto sempre il codice perché non lo so perché, lo devo vedere là. E che si legge, la fonte confidenziale, come che tecnicamente si chiama informatore della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza, articolo 203 del codice di procedura penale, è uno strumento legittimo, anche se a volte viene rappresentato come un qualche cosa da cui rimanere distanti. No, no, è legittimo, c'è nel codice. Quindi non è che è stato utilizzato in maniera illegittima, attenzione, l'accezione di Graviano da questo punto di vista deve essere tecnicamente
troncata, ma non è quello che a lui fa rabbia, non è che dice hanno utilizzato chissà che cosa, no. Però non avevano nessuna indagine, questo dice lui, e vi invito a verificare se attivano la fonte confidenziale in quel momento storico, nel momento in cui gli accordi erano intervenuti. Questo insinua Graviano. Non abbiamo risposte da dare sul punto, se non constatare quello che è stato acquisito e soprattutto constatare che lui è molto arrabbiato per questo. Quindi, se vogliamo utilizzare anche qui delle massime di esperienza non particolarmente sofisticate, verosimilmente negli accordi di cui parla Spatuzza, come dicevo prima, e che Giuseppe Graviano ci conferma nelle intercettazioni e nel suo apporto dichiarativo, non prevedevano la sua cattura. Ecco perché è arrabbiato. Dicevo, tornando al dichiarato di Spatuzza, che oltre a precisare questo riferimento all'accordo con i nuovi referenti politici, Graviano gli avrebbe detto in quell'occasione, e oggi possiamo dire con certezza gli ha detto alla luce delle intercettazioni che abbiamo acquisito e depositato agli atti e sulla base del contributo dichiarativo che lui ha ritenuto di offrirci, che è vero, anche nella parte in cui Spatuzza racconta i riferimenti di Graviano al fatto che bisognava dare comunque il colpo di grazia allo Stato. S maiuscola. E che fece Spatuzza? Quello che vi dicevo stamattina, ma avevo promesso anche che ci saremmo tornati. Io cercai di convincere Graviano, dice Spatuzza, visto che avevamo ottenuto quello che volevamo, quello era uomo pratico, cioè il colonnello, e così dice, senti, ma perché non ci accontentiamo? Cioè, che cosa stiamo cercando? Tu hai capito, voglio dire, che la guerra totale allo Stato, se tu la tiri troppo, la perdi. Dico, non possiamo incassare quello che è un risultato di peso e che io ritengo sufficiente, gli dice Spatuzza. No, gli dice Graviano, non potendogli spiegare fino in fondo i motivi del suo no. A noi ce li ha spiegati poi con le intercettazioni e con l'esame che ha reso, proprio perché quando Spatuzza obietta che avevano ottenuto quello che volevano, gli dice anche lasciamo perdere l'attentato ai carabinieri e occupiamoci di una vicenda, questa sì, indispensabile nell'ambito dei progetti complessivi di cui abbiamo parlato per tanti anni, caro Giuseppe. Quale? Gli dice Giuseppe, ammazziamo Tutuccio Contorno, cioè non lasciamola aperta quella situazione. Cioè, su questo versante abbiamo ottenuto tutto quello che abbiamo chiesto. Hai detto che abbiamo il paese nelle mani, hai detto che i nuovi referenti politici sono pronti, e poi la storia confermerà questo, se è vero il riferimento di cui ci stiamo occupando, lascia perdere, non tirare troppo la corda. Abbiamo la vicenda di Contorno che dobbiamo risolvere, tu sei incazzatissimo con Contorno, mi pare che è sufficientemente emerso anche nelle parole di Graviano, non solo quelle intercettate, ma anche quelle rese di dibattimento, che Graviano è incazzatissimo con Contorno, e nella sua logica questo vuol dire un senso, perché lui rimprovera a Contorno una serie di condotte che hanno portato anche all'eliminazione del padre, e da figlio è incazzatissimo con Contorno. E quindi Spatuzza, che questo lo sa, fa un'opera di buonsenso collegata però alla confidenza che li lega, e gli dice Giuseppe,
basta, su questo fronte basta, perché lo sai che poi rischiamo di eccedere. E allora cerca di bilanciare il desiderio di Graviano di proseguire con il colpo di grazia offrendogli l'eliminazione di contorno, perché pensa Spatuzza, magari così si tacita il suo desiderio di consumare qualche altro fatto di sangue, spiegandogli che tanto lui che Cosimo Lonigro lo avevano individuato nella zona di Roma, in località Formello, in realtà Formello è un comune autonomo, riuscendo anche a capire qual era la sua abitazione. Quindi Spatuzza a Graviano non dà indicazioni generiche, gli dice: guarda, che questo proposito davvero lo possiamo attuare in un attimo, facendo leva, ma questo ve l'ho già detto, sul fatto che Contorno era un nemico mortale, così lo definisce Spatuzza, sia mio che di Giuseppe Graviano, in quanto era, secondo Spatuzza, tanto responsabile della morte di suo fratello che della morte del padre di Giuseppe Graviano. Giuseppe Graviano fu irremovibile, è certo che era irremovibile, non era manco una decisione solo sua. Bisogna dare il colpo di grazia allo Stato ora, non ti dico neanche il giorno e l'ora, ti dico che vi dovete sbrigare. A questa spiegazione però di Spatuzza del 2013, che poi diventa una domanda in sede dibattimentale a cui Spatuzza risponde, e ancora ritroso rispetto a quello che Spatuzza aveva detto negli anni precedenti, oggi dobbiamo aggiungere contenuti enormi per cercare di andare a comprendere le ragioni dell'irremovibilità. Perché ve lo ribadisco, aver sentito per 4 udienze Giuseppe Graviano spiegare determinate cose e aver sentito come ha raccontato determinati accadimenti e quali sono gli argomenti sui quali si è soffermato di più, anche alla luce di prove dirette, che sono quelle che provengono dall'attività di intercettazione, aggiunge tasselli di enorme spessore alla ricostruzione che era possibile in epoca antecedente a queste acquisizioni. E l'irremovibilità di Graviano, a mio modo di vedere, oggi è assolutamente contestualizzata in relazione a quel colpo di grazia. Era evidente che Graviano non poteva, a fronte di quella irremovibilità che stava dimostrando in quel momento, non rispondere anche in relazione all'invito che Spatuzza gli faceva in merito all'eliminazione di Contorno, e trova una spiegazione da grande capomafia qual è, che tacita le proposte di Spatuzza. No, intanto consumate la strage dell'Olimpico, non possiamo ammazzare Contorno adesso, perché non possiamo utilizzare lo stesso esplosivo che abbiamo pronto per l'Olimpico, e dice per i carabinieri, dice Graviano Spatuzza, in quanto è del tutto analogo a quello che abbiamo utilizzato nei precedenti attentati sul continente, sicché saremmo dei pivelli, e noi non lo siamo, perché noi mandiamo messaggi che prima di essere decifrati fino in fondo devono arrivare al vero livello a cui sono destinati. Non è che mandiamo messaggi che devono essere decrittati dalla gente che passeggia per strada, perché noi non siamo quel tipo di organizzazione criminale, e quindi tu non lo puoi utilizzare quell'esplosivo, perché quell'esplosivo ci ricollega direttamente
ai precedenti attentati sul continente, cosicché è chiaro che se io sono e tu sei il principale nemico di Totuccio Contorno e lo ammazzi con quell'esplosivo, gli attentati sul continente li abbiamo consumati noi. Perdonami Gaspare, che ti sei bevuto? E che cosa gli volevi obiettare? Però utilizzando il criterio abduttivo tipico delle inferenze in sede penale, noi che cosa ricaviamo a contrario? Che se quell'esplosivo non lo possiamo utilizzare per Totuccio Contorno, lo dobbiamo invece assolutamente utilizzare, perché lì chi deve capire non può avere incertezze, per l'attentato ai carabinieri. E questo è un parallelismo importante, rispondendo alla stessa logica, con la firma dell'M12 riferibile ai tre episodi calabresi. Che la logica questa è: o è logica o non lo è. E se il tuo linguaggio è quello, perdonami, anche se mi costa fatica farlo, voglio per un attimo ragionare come te. E così ragiona. Ed è questo il momento in cui, dopo che gli fa tutta questa spiegazione, anche sulla firma e sull'impossibilità di non dare il colpo di grazia, oggi ci dice perché mi avevano chiesto che le stragi non cessassero in quel momento, che introduce nel discorso che sta facendo con Spatuzza il riferimento ai calabresi. E poi mi disse, dice Spatuzza, che bisognava agire per dare il colpo di grazia allo Stato e che i calabresi già si erano mossi.